Ora siamo qua a fare un altro unboxing, una cosa anche abbastanza veloce in realtà, perché si tratta di un kit comprendente la D-Class, ovvero le, per così dire, corazzate dei poveri. All'inizio della Yamato 2202, l'esercito della Terra, per così dire, incomincia a costruire nuove corazzate, passando dalla, mi sembra, Murasame, la Yukikaze, a nuove fregate di concezione, diciamo, più tecnologica, con anche i cannoni a onde moventi, che non dovrebbero usare, bla 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 bla, che porteranno poi a una guerra. Questo è appunto un kit con la stessa nave in due versioni diverse, per ognuno degli due schieramenti. La classe è quella della Dreadnought. La nave in sé, appunto, cambia nome a seconda del kit. Esiste anche un altro kit, questo è il numero 10, con la stessa componentistica, con altri due colori ancora diversi, per fare tutti gli schieramenti. In questo caso questa era quella cromatica, cromaticamente, che mi piaceva di più e ho preso questa versione. L'interno, vediamo un po' degli sprue, è semplice. Ricordiamo che il libretto di istruzioni è praticamente il tappo della scatola. Non sono tanti pezzi, anche perché come concezione anche di nave è la nave, diciamo, che accompagna le navi principali, quindi ce ne sono tante, sono un po' più piccole anche nella serie e hanno un livello anche di dettagli diverso. Quindi si tratta appunto di due sacchetti, per così dire, in realtà con la stessa componentistica, ma di colore diverso. Una infatti risulterà essere blu. Qua vediamo le decal, purtroppo sono decal ad acqua, rendono meglio, ma sono più difficili da applicare. In questo caso, appunto, gli sprue in realtà sono tutti questi e basta. I cannoni rimarranno mobili. I corpi delle navi hanno un sacco di dettagli, di portelli, diciamo appunto i ponti, tutte cose da pannellare per farle risaltare meglio. Stessa cosa per l'altra colorazione. Una cosa appunto che renderà semplice costruirla. Però in realtà la cosa più difficile è pannellare e far risaltare tutti questi dettagli che a mio avviso sono davvero tanti, sono davvero notevoli. Anche la qualità comunque delle plastiche è buona. Adesso volevo solo mettere questo, ma nella plastica che non si rovini. L'unica vera differenza tra le due poi saranno le parti colorate appunto da mettere per il doppio cannone frontale. Quindi anche qua le parti sono le stesse, la nomenclatura è la stessa, il numero è lo stesso, ma hanno due colorazioni diverse. Così Bandai, come al solito, ci frega, ma in realtà un minimo, perché il kit comunque non costa così tanto e presenta due navi di buona fattura con delle decal ad acqua, con un sacco di dettagli da valorizzare, che fanno comunque anche lì il piacere del modellista, o meglio, fanno piacere al modellista, per avere delle navi comunque molto performanti, belle, che sapranno rendere felici
appunto coloro che avranno questa piccola piccola flotta. In questo caso è la Dreadnought normale e la linea di difesa della Terra. Nell'altro kit ci sono ancora altre due navi, mi sembra con la flotta di Marte e un'altra variante. Perciò mi sembrava un po' eccessivo prenderne quattro di botto. Prima provo queste, se mi piacciono, poi prendo anche l'altro kit così da avere tutte le varianti. È una cosa anche quella che mi piace, se le trovo a buon prezzo, da avere in questo modo tutta la flotta, diciamo, di difesa terrestre. È una cosa mia particolare, ogni tanto ci vado in botta, che se mi piace una serie o un certo tipo di kit, li voglio tutti. Quindi, come avrete capito da tutta questa serie di video che ho fatto ultimamente, i Mecha Collection mi piacciono un sacco. Sono andato sotto naturalmente con quelli della Yamato e ne ho presi davvero un botto che pian piano spero di riuscire a realizzare. Quindi, se seguite il blog e il canale, a breve troverete, spero a breve, troverete un bel po' di nuovi video. Un bel po' di nuovi unboxing e recensioni di questi piccoli model kit incredibilmente performanti per gli amanti delle astronavi. Quindi per adesso è tutto, direi che abbiamo finito, abbiamo visto appunto un bel po' di navi, un bel po' davvero tante, e vi saluto e ci sentiamo alla prossima.